Poi faremo conflitto di interessi. Un editore o è puro o non fa l'editore. L'editore è puro, cioè la Fiat non può avere il Corriere della Sera, l'ABI, l'associazione di banche, non può avere il Corriere della Sera e la Stampa, non può De Benedetti avere dei giornali e fare centrali a carbone, perdere 1,9 miliardi con Sorgenia e andare dal Monte dei Paschi e farsi dare 600 milioni di prestito con una perdita di 1,9 miliardi. Ma chi è l'individuo? L'individuo che c'ha una perdita nella sua attività va in banca e dice le garanzie, una perdita, ecco i soldi, ma vaffanculo! Bene. Faremo così, faremo quello che abbiamo detto. Abbiamo detto che non prendevamo 42 mila, se volevo il potere o i soldi mi sarei candidato, non è mai neanche passato per la mente. Se volevo i soldi potevamo accettare 42 milioni di euro e io facevo il tesoriere, pensa che culo, per me aver rinunciato 42 milioni, maledetti! Non li abbiamo presi, si sono dimezzati lo stipendio, vanno a rimborsi spese con la diaria tutta certificata, quello che avanza mettono in un conto, 2,5 milioni più 1,5 milioni per mettere a garanzia per le piccole e medie imprese, lo stanno facendo con i loro soldi, quello che abbiamo detto abbiamo fatto, e ecco, è questo che li manda in paranoia. Hanno scoperto che esistono le persone per bene e non sono abituati a queste persone che fanno le cose anche per gli altri. È bellissimo fare le cose per gli altri. Cazzo, noi siamo nati siamo nati nel 2009, il 4 di ottobre, giorno di San Francesco. Siamo nati noi. Ecco, e il Papa Bergoglio non c'era ancora e Bergoglio si è iscritto al blog perché sono le stesse parole. Senso della comunità, non Unione Europea, comunità europea, comunità, abbiamo un debito, ce lo spalmiamo fra tutti, come la federazione degli Stati Uniti quando è diventata confederazione nel 1780, la prima cosa, 9 stati, si sono divisi il debito, questa è la comunità. E se non accetteranno queste condizioni, noi, l'abbiamo già detto, dopo le elezioni faremo un referendum consultivo, consultativo, chiamatelo come vuole. No, non è costituzionale, me ne batto i coglioni se non è costituzionale. Lo faremo lo stesso e vedremo e deciderà il popolo italiano se uscire o no dall'euro. Lo decide il popolo italiano, non dei cazzoni di partito.